i nostri consiglieri regionali proporranno un piano di salvaguardia e della struttura, che è una struttura eccellente, e dei lavoratori, e soprattutto tutelare i malati che sono qui ricoverati. Però non ci possiamo dimenticare che oggi la prima cosa da fare è chiarezza sui politici coinvolti, e siamo convinti che non ci sia soltanto Azzollini, ma ci sia qualcun altro, perché 500 milioni di euro di buffi, come si dice a Roma, di debiti, evidentemente dimostra che la mangiatoia è stata bipartisan. Perché qui a Biceglie stamattina, per dire che cosa? Proprio per quello, noi andiamo dovunque i luoghi degli scandali, delle rubarie, perché noi insistiamo sul concetto di onestà, di trasparenza e di legalità, candidiamo esclusivamente incensurati, e soprattutto insistiamo sul reddito di cittadinanza, 780 euro a persona che non ha un reddito, e quando ci dicono che i soldi non ci sono, tiriamo fuori esempi di malaffare, di malagestione, di associazione a delinquere come la Casa Divina Provvidenza, che ci fa capire che i soldi ci sono, solo che ci sono politici e funzionari che li rubano. Domani la Giunta si riunisce per ascoltare Azzollini, un appello da questo territorio? Sì, vedremo. La Giunta, della Giunta fa parte il Partito Democratico, ahimè, che è anche in parte succube del nuovo centrodestra, un partito che ormai è più indagati e inquisiti e condannati che elettori, che però è la stampella del Partito Democratico, e per questo il Partito Democratico cerca o di spostare più avanti il problema Azzollini, oppure di negare che vi sia un problema Castiglione, che è il sottosegretario all'agricoltura, immischiato nello scandalo dell'immigrazione del Cara di Mineo, perché l'immigrazione è diventata in Italia la nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Noi facciamo opposizione in ogni modo e cercheremo di fare in modo di far capire che i cittadini tutti devono essere uguali alla legge, non è che il politico, siccome è politico, deve essere salvaguardato. Chiediamo scusa innanzitutto ai cittadini, adesso avverremo con voi, questa è una piccola conferenza stampa semplicemente per dar modo anche ai giornalisti di poter compiere il loro lavoro. Oggi siamo qui semplicemente per dire che il Movimento 5 Stelle c'era, ci sarà, come continua ad esserci relativamente a questa problematica di Casa Divina Provvidenza, ma in realtà, come siamo attenti a tutte le problematiche sul territorio, Casa Divina Provvidenza la stiamo seguendo nello specifico da 2 anni, da oltre 2 anni. Il problema però vero, e adesso lascio la parola a Grazia, poi ruberò io un'altra 30 secondi prima di lasciare la parola ad Alessandro. Il problema è che anche qui stiamo manifestando il problema vero italiano. Tutti quanti sappiamo quello che da anni, da decenni accadeva a Casa Divina Provvidenza e a Biceglie, quello che Azzollini rappresentava per questa zona e che adesso la magistratura ancora una volta ci ha mostrato, che però i cittadini invece hanno dimostrato di non voler guardare. Tutti quanti sappiamo il sistema, come funziona e come funzionava, ma abbiamo continuato a votare sempre queste persone che sono a Roma grazie ai nostri voti. Allora oggi siamo qui per tentare di tutelare quella che è una struttura, quelli che sono dei lavoratori, quelli che sono dei malati, che comunque hanno una priorità. Però da questo punto di vista vi prego ancora una volta di cominciare a guardare dentro noi stessi dove vi è il problema principale, è dove probabilmente il problema principale non è Azzollini, ma sono i cittadini di Biceglie, di Trani, di Andria, di Barletta, di Molfetta, che ancora continuano a dare credito a questi personaggi. Io, a nome di tutti i consiglieri della regione, siamo in 7, Antonella, Viviana, Mario, Rosa, Marco. Luce e chiarezza su questa vicenda. Chiediamo al nostro neo presidente Emiliano, visto che ha voluto tenere per sé l'assessorato alla sanità, di fare qualcosa, di intervenire, di parlare di problemi veri, di risolvere questo e non solo ed esclusivamente solo di poltrone. Quindi noi questo faremo chiarezza sulla vicenda, cercheremo di salvare quanti più posti di lavoro possibile. Questo chiediamo, grazie. Io, prima di lasciare la parola ad Alessandro, voglio ricordare appunto che oggi qui non è a caso il Movimento 5 Stelle presente con tutti i consiglieri regionali e tutti i consiglieri comunali di Andria, di Trani e anche tanti altri consiglieri comunali di Bari,
consiglieri municipali di Bari, questo per dimostrare la vicinanza a questo territorio, la vicinanza a chi in questo momento sta avendo una grandissima difficoltà, visto che adesso parliamo di posti di lavoro, parliamo di malati che avranno difficoltà ad essere ricollocati in strutture sanitarie, quindi parliamo di un problema enorme che però, ripeto, questa classe politica con la complicità purtroppo nostra ha causato, e adesso dobbiamo cercare di metterci una pezza in qualche modo. Noi ci impegneremo a farlo, e vi dico, questo è un impegno personale, prima di lasciare la parola ad Alessandro, il portavoce in Parlamento, il portavoce in Consiglio regionale cercheranno di tutelare per quanto possibile i posti di lavoro, ripeto, e i malati che hanno una specificità molto particolare, però vi prego, da questo punto di vista non lasciateci soli, cioè la cosa non finisce oggi, comincia oggi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie alle forze dell'ordine, all'arma dei carabinieri che è qui presente, grazie a tutti voi cittadini sovrani informati che siete qui, e grazie ai mezzi di informazione. Io ogni volta che a Roma vado, spesso in televisione oppure ascolto politici che mi dicono non ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza, penso ai milioni di euro che si sono fottuti politici di destra o di sinistra, anche strutture del genere. Azzollini è uno che è stato votato dal Partito Democratico presidente della Commissione Bilancio, su lui pende una richiesta di arresto, ancora non si è dimesso e anzi nei prossimi giorni dovrà darci il parere vincolante di bilancio come presidente della Commissione sulla buona scuola, uno che diceva alle suore di questo istituto o comando io altrimenti vi piscio in bocca. Questa persona anche mischiata oltre qui dentro per associazione a delinquere, ci rendiamo conto che personaggi, il presidente della commissione bilancio, è anche mischiata per le ruberie del porto di Molfetta e l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni fu negata dal Partito Democratico che oggi, e questo lo deve capire Emiliano, è diventato in tutta Italia, ahimè, un punto di riferimento del malaffare. Emiliano, anziché parlare di poltroni, istituisse il politometro qui per i politici pugliesi, per capire il politico pugliese quando entra quanti soldi ha e quando esce quanti soldi si tiene. Ai dipendenti di questa struttura diciamo che ci vuole il reddito di cittadinanza, perché le persone non si possono ammazzare, qua dentro c'è gente che guadagna 700 euro al mese e adesso magari sarà lui che si giocherà il posto di lavoro per colpe di ruberie e tangenti di politici appunto di destra e di sinistra. Azzollini fa parte di un partito, Nuovo Centrodestra, che ormai ha più indagati e condannati che elettori, di questo si tratta, un partito che ormai possiamo definire nuovi carcerati a destra, perché di questo si tratta. Il Movimento 5 Stelle insiste per l'onestà, 500 milioni di euro questo istituto, mezzo miliardo di euro, vi rendete conto dove finiscono i soldi? Vi rendete conto? E poi c'è una disoccupazione altissima qui in Puglia, giovanile. Cittadini pugliesi preparati costretti a lasciare la Puglia e andare a lavorare o al nord, ma ormai fuori dall'Italia, magari in qualche call center in India. Questo paese lo possiamo sistemare solo con l'onestà, mettendo gente nuova come questi consiglieri regionali, eccellenti. Noi non molleremo, ora siamo squadra, da Bruxelles passando per Roma, passando per la Regione Puglia, siamo squadra, ci sono delle giovanissime forze oneste nella Regione Puglia che faranno opposizione intransigente a questo sistema di malaffare, come c'è un partito, il Partito Democratico, al quale stiamo facendo un'opposizione terribile in Parlamento e a Roma. Io stasera sarò a Roma a fare un'assemblea cittadina in Campidoglio, dove sapete la mafia vera, autoctona e originale si è mangiato mezzo consiglio comunale anche a Roma. Siamo immischiati nel malaffare. Questo paese lo possiamo risollevare esclusivamente con l'onestà. Ormai il nostro motto che è diventato onestà, onestà, e anche qui va cantato. Lo sentisse Azzollini, onestà, onestà. Onestà, onestà. Lo sentisse Azzollini. E gli
gli uomini che lo difendono, perché qua dentro, anche qua in questa regione, c'è omertà e magari tante persone sapevano quello che succedeva qui nella casa Divina Provvidenza e dove finivano i soldi delle tasse dei cittadini pugliesi. Vi ringrazio di cuore, il Movimento 5 Stelle non molla, siamo presenti in ogni luogo dello scandalo e delle ruberie dei partiti e dobbiamo far capire ancora una volta che i soldi per il reddito di cittadinanza, per salvare i pensionati minimi, per impedire che giovani pugliesi fuggano da una terra meravigliosa, ci sono. Il dramma è che se li rubano questi politici indecenti, questi miserabili, e il dramma e i conti della Casa Divina Provvidenza lo dimostrano. Grazie a tutti, non molliamo, viva il Movimento 5 Stelle! Un secondo rispetto. Assolutamente. Signora disabile, ti vuole salutare. Signora, mi scusi che prima non sono venuta. Sì. Un saluto. Non parlare, che la casa di Divina Provvidenza è diventata una schifezza. Si mangia, mangiate adesso il merda. Non votare più ad Azzolini. Mangi il cane. Il servizio è pessimo. Ma no. Sì, mangiavate bene. Bene, io so da 56. Ho fatto i nozzi d'oro, nozzi d'argento, nozzi a mano e nozzi di veleno. E lei ha nozzi di veleno. Veleno proprio, veramente. Non si fa una festa, né carnevale, né a San Giuseppe, né a cinema, né niente. Poveri malati che non escono. A faccio un muso, cioè nonostante non pagassero determinate tasse eccetera eccetera, la signora ci dice che il servizio qui è quello controllo dalla regione, le strade strippiate ancora, si rompono i carrozzini. È la prima volta siamo in regione Puglia con degli eletti e faremo il nostro dovere, che è quello dell'opposizione. Ragazzi, dobbiamo scappare, Alessandro deve andare in Campidoglio. Non dovete dare la perché questi là giocano. Aspetti un attimo, tutto noi compriamo, tutto noi, le scarpe, vesti, tutto ma compriamo. Come va a comprare la cascia la morte, ci mettiamo vicino al letto e a posto. Sì, la tele ne pensi da quanto tempo? Non molli, non molli, ci vediamo presto, ci vediamo, non mollare neanche noi.